benvenuto a tutti di nuovo. Oggi presentiamo un'altra ricetta classicissima della cucina italiana, ma per una specifica ben precisa. Il piatto sono gli spaghetti alla carbonara. Tendenzialmente molte persone fanno gli spaghetti alla carbonara con la panna o crema di latte, chiamato come volete. La carbonara si fa senza panna, assolutamente. Ma andiamo per grani. Spaghetto di grano duro, in acqua salata abbondantemente, e mentre lo spaghetto cuoce andiamo a preparare la nostra salsa in modo velocissimo. Praticamente durante il periodo di cottura si può tranquillamente preparare la salsa da zero. Abbiamo acceso il fuoco, una padella antiaderente, abbiamo tagliato del guanciale. Anche questa cosa è una specifica, che per la carbonara ci vorrebbe il guanciale, a volte si utilizza la pancetta, va bene lo stesso, però la vera ricetta richiederebbe appunto il guanciale. Come avete visto, l'ho messo senza nessun condimento all'interno, aspettiamo che la padella vada in temperatura e poi andremo a sgrassare leggermente il tutto. Nel frattempo prepariamo un tuorlo d'uovo in questo modo. Lasciamo sempre sgrassare la pancetta e il guanciale, scusate. A questo punto nel tuorlo aggiungiamo del parmigiano o del pecorino, anche qui sono due scuole diverse. Se andiamo in centro Italia sicuramente utilizzeranno del pecorino, noi in questo caso abbiamo usato del parmigiano. Del pepe nero piuttosto abbondante. Mischiamo il tutto fino ad ottenere una crema di questa consistenza, come vedete. E a questo punto aggiungiamo o del brodo vegetale o un po' di acqua di cottura. La scelta sta a noi, se abbiamo brodo vegetale va benissimo, nel caso non dovessimo avere, l'acqua di cottura va altrettanto bene. E rivolgiamo sempre il nostro guanciale. A questo punto, quando il guanciale risulta ben arrosolato, come potete vedere, andiamo a togliere il grasso in eccesso. E ci rimane proprio solo il guanciale, senza nessun grasso aggiunto. Come dicevo, qui abbiamo aggiunto adesso del brodo vegetale all'interno della cocottina, in questo modo, in modo da diluire l'uovo. E diciamo che il segreto praticamente è un po' qua, perché noi diluendo l'uovo, quando poi lo andremo a mettere all'interno della padella che sarà calda, questa presenza di brodo vegetale o di acqua di cottura tenderà a evaporare e l'uovo comincerà a legare con tutti gli altri ingredienti, però senza dividersi, cioè senza coagularsi, senza diventare una frittata. Ancora 2 minuti di pazienza per la pasta e poi torniamo a vedere il risultato finale. Passiamo quindi alla parte finale. La pasta è arrivata a cottura, la andiamo a scolare, mantenendo sempre un po' di acqua di cottura, non si sa mai. Andiamo a versare le 3 spaghetti all'interno della padella, ci spostiamo lontano dal fuoco e andiamo ad aggiungere l'uovo che avevamo preparato prima. Brodo vegetale, e
questo caso ha leggermente portato avanti la cottura, quindi col brodo andiamo a stabilire quello che dicevamo. Come potete vedere c'è la sua crema senza aver creato niente con la panna. Facile, buono e tradizionale.